Cari amici, buona giornata. Oggi 28 aprile 2018. Questa rassegna stampa è una rassegna stampa, un'edizione speciale che esce fuori dalle edizioni normali, ordinarie che facciamo di solito, che le abbiamo chiamate prima edizione, seconda edizione, come ci avete sempre ascoltato. Questa, scusatemi, è un'edizione straordinaria per il semplice motivo che mi hanno colpito due fatti molto distanti da loro che ho letto sul fattoquotidiano.it e che mi hanno lasciato basito, mi hanno lasciato con l'amaro in bocca. Il primo riguarda il piccolo Elfie Evans e il secondo invece l'uccisione 13 anni fa di un giovane di nome Gianluca in Calabria. Ma andiamo con ordine. Alfie Evans è morto. Sì, cari amici, è morto. I genitori su Facebook hanno scritto: "Il mio gladiatore è volato via. I nostri cuori sono spezzati." Il piccolo di 23 mesi, da tempo al centro di un'aspra battaglia legale, è morto alle 2:30 ora inglese all'ospedale Holder Hay di Liverpool, dove era ricoverato da dicembre 2016. I medici hanno detto un viaggio devastante per i genitori. Madre e padre di Charlie Gard ha detto deve cambiare la legge sulla volontà parentale. Al nostro bimbo sono spuntate le ali, hanno detto, intorno alle 2:30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno. L'annuncio della morte di Elfie Evans, il piccolo di 23 mesi, affetto da una grave quanto ignota patologia neurodegenerativa, arriva su Facebook attraverso le parole dei suoi genitori, Kate e Tom. Il bimbo è morto nella notte all'ospedale a Holder Hill, come diciamo prima, di Liverpool, a 5 giorni dal distacco dei macchinari salvavita ordinato dall'alta corte britannica. Il mio gladiatore ha posato lo scudo e si è guadagnato le ali. Abbiamo il cuore spezzato. Ti voglio bene, ragazzo mio, sono le parole del padre Tom. Quello dei genitori è stato un viaggio devastante, lo hanno scritto i medici dell'ospedale in un messaggio di cordoglio per la morte del piccolo. Vogliamo esprimere, si legge nella nota, la nostra simpatia e condoglianze dal profondo del cuore alla famiglia di Alfie in questo tempo di estrema angoscia. È stato un viaggio devastante per loro. Ora chiediamo sia rispettata la loro privacy e la privacy dello staff dell'Holder Hay. Ciao Alfie. Adesso sei con il nostro Signore. L'altra notizia invece è un fatto che ormai si porta avanti e si trascina da 13 anni. Accaduto in Calabria. Il boss condannato per l'assassinio di mio figlio, per 13 anni ho creduto nella giustizia, mi sento un cretino. Queste sono le parole del padre. La tomba di Gianluca è l'unica che non ha il marmo perché è pronta per essere portata via. Se questa è la giustizia e se questa è l'Italia, me ne vado e mi porto mio figlio perché lo voglio lasciare, perché non lo voglio lasciare in Calabria. Da 13 anni Mario Congiusta chiede giustizia per chi il 24 maggio 2015, 2005, scusatemi, a Siderno ha ucciso suo figlio Gianluca, un ragazzo di 32 anni che ha pagato con la vita l'aver detto no alle richieste estorsive dell''ndrangheta. Dopo 5 processi e 2 ergastoli inflitti dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria al boss Tommaso Costa, nei giorni scorsi la Cassazione ha annullato, la seconda volta senza rinvio, la condanna, riconoscendo l'imputato colpevole solo di associazione mafiosa. Su richiesta del sostituto procuratore della DDA Antonio De Bernardo, il boss Costa era stato arrestato nel 2007 nell'inchiesta Lettera Morta, dalla quale era emerso che Gianluca Congiusta è stato ucciso con un colpo di lupara perché si era opposto al pizzo che
che la cosca di Siderno voleva imporre al suo futuro suocero. Dopo 13 anni di attesa, un'altra beffa per questo genitore, ma non solo per lui. È una beffa per tutta la Calabria e per l'Italia intera. Cari amici, vi do appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta OGTV. Buona prosecuzione con la programmazione.